Allora, bene, Maurizio Morelli ha finito il suo giro in bicicletta e vediamo di fare qualche video con la bicicletta. Maurizio, faccio vedere che cosa porti nella borsa qua sotto, sotto il sedile. Così vediamo che cosa si porta dietro un ciclista. Allora, apriamo la borsetta e scopriamo che dentro ci sta una camera d'aria. Questa è una borsa di soccorso. C'è la camera d'aria. Camera d'aria per la bici da corsa e la valvola è questa qua. Tu in allenamento hai latticizzato, eh? Sì, c'ho il lattice. Queste, sono, queste ce l'hanno il lattice all'interno? Sì, queste ce l'hanno il lattice. Quindi con queste non buchi? No, questo è giusto se capita che pizzico, che prendo una buca che mi taglia la camera d'aria all'interno. Perfetto. Quindi la camera d'aria di riserva. Quanto costa una camera d'aria? 5 euro. 5 euro, via. Camera d'aria levamola, poi? Cacciagomme. Che fa... sappiamo che a Maurizio non gli serve perché no, è buono a levarla anche senza. Sì. Però, se sa mai. Cacciagomme. Questo... serve a togliere gomme. Questa è una pompa piccoletta. Una pompa mini, che però, ho visto qualcuno ha le bombolette, tu non ce l'hai le bombolette. No, io sono all'antica. Con la pompetta. Quanto costa una pompetta così? 15 euro. Ah, vedi, è piccola ma costa, Vedete che è carina, è in alluminio. È in alluminio, è un bel meccanismo. Sì. Poi 2 euro, non si sa mai, se serve per prendere un caffè o qualche cosa. Ah, beh, perché effettivamente euro. Tu sei senza tasche. No, ce l'ho le tasche. Vabbè, tasche dietro, però la monedina te la tieni là d'emergenza. Sì, anche... succede qualche cosa così. Uno una telefonata. Te deve sempre succedere qualcosa di poco. Sì, qualcosa. Qualcosa di poco. Allora, un'altra cosa, dai Mauri, facci vedere le scarpe. Le scarpe. Abbasso, Vai, tira indietro il piede. Vedete che scarpe c'hanno? Queste qua si attaccano. Allora, qui diceva che è carbonio, Maurizio, Sì, carbonio. Questo è carbonio. Questa è una plastica dura, bloccata con tre viti. Fai vedere come la attacchi. Questo è un pedale look. Sono i pedali più famosi, sono quelli più venduti in commercio. Perfetto. È semplice, basta che uno appoggia. Fai vedere, appoggi. E se caschi, rimani attaccato? Prima attaccate, faccia vedere. No. Di solito uno stacca. Ok, fai vedere come si toglie? Inquadra qui sotto. Quando pieghi così, si muove la molla e lo sgancia. Ok, quindi con movimento laterale si stacca. E perché uno dovrebbe averci si attacchi ai pedali? Perché a cosa serve? Si pedala meglio in bicicletta, con i pedali a sgancio si va molto meglio. Quanti chilometri all'ora guadagni con una cosa del genere? Ma non è una questione di velocità, è una questione un po' di comodità pure. Quando tiri sul piede te lo trovi, quindi con tutti i due piedi. Senti la bicicletta più agganciata, è differente, è un po'. È migliore, via. Perfetto. Allora, abbiamo girato col cellulare. Ringraziamo Maurizio Morelli e pure oggi l'abbiamo fatto un video di bici. Ciao a tutti, ciao.